Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Questa è la torta cuore di mamma alle fragole. Una mia idea per la festa della mamma, anche se secondo me è talmente buona e facile da fare che la porterete in tavola per tante altre occasioni. Dentro nasconde una bellissima sorpresa. Curiosi? Iniziamo! Separiamo i tuorli dagli albumi di 5 uova. Montiamo gli albumi a neve. Incorporiamo 70 g di zucchero aggiungendolo poco alla volta. Uniamo i tuorli uno alla volta e mescoliamo delicatamente con una frusta. Aggiungiamo 70 g di olio di semi. Cinquanta grammi di amido di mais setacciato e un cucchiaino di estratto di vaniglia naturale Pane Angeli. Versiamo l'impasto in una teglia rivestita con carta forno. Questa è da 35 cm x 35 cm. Livelliamo bene. Inforniamo e facciamo cuocere a 170 gradi per 15 minuti. Sforniamo e lasciamo leggermente intiepidire. Eliminiamo la carta forno di cottura e rovesciamo la pasta biscotto sopra un altro foglio di carta forno. Con questa ricetta la pasta biscotto viene super elastica e sarà facilissimo arrotolarla. Ora, aiutandoci con un righello, prendiamo le misure e facciamo 5 strisce da 7 cm di larghezza circa. Adesso prepariamo la crema di farcitura. Quindi in una ciotola versiamo 500 ml di panna già zuccherata, aggiungiamo un cucchiaino di estratto di vaniglia naturale, ed iniziamo a montare. Quando la panna è bella gonfia, uniamo 250 g di yogurt alla fragola. Un'ultima mescolata e la crema è pronta. Ora, con questa crema di farcitura, ricopriamo le strisce di pasta biscotto, tenendo però da parte un terzo della crema, che useremo poi per la decorazione. A questo punto distribuiamo sopra la crema delle fragole tagliate a pezzettini. Queste sono circa 300 grammi.
È il momento di assemblare la torta. Quindi arrotoliamo 3 strisce, formiamo delle girelle e sistemiamole al centro di un vassoio. Con le 2 strisce rimaste, avvolgiamo le girelle per formare un cuore. Adesso, con una parte della crema avanzata, ricopriamo tutta la torta. Il resto lo mettiamo in una sacca à poche e facciamo dei ciuffetti per decorare. Completiamo la decorazione con altri 200 g di fragole a pezzetti che sistemiamo sopra e che daranno un tocco di colore alla torta. Eccola qua, pronta! Non è un'idea carina per la festa della mamma? Anche se secondo me è perfetta per tantissime altre occasioni. San Valentino, un compleanno, una cena romantica, insomma fate voi. Come avete visto, io l'ho fatta con le fragole, però si possono utilizzare tutti i tipi di frutta. Frutti di bosco, pesche, ananas, anche una bella macedonia. Poi una cosa importante, questa torta è già senza glutine, perché se avete fatto caso, nella pasta biscotto non c'è farina, ho utilizzato l'amido di mais. Ok, è il momento del taglio, così vi faccio vedere che sorpresa nasconde all'interno. Eccola qua, vedete dentro si vedono tutte le strisce delle girelle. L'assaggio. Buona, delicata.